Parla di pensare alla destra, alla sinistra. Noi siamo italiani, sti cazzi della destra e della sinistra. Non esiste più da 50 anni. Non esiste più, ci stanno prendendo per il culo. Esiste solo un grandissimo calderone di gente che si fa i cazzi suoi. Noi siamo italiani, noi siamo il popolo. Ragazzi, noi, l'Italia è l'unica fetta di terra al mondo che sta all'interno di un ecosistema perfetto, ragazzi. Sta all'interno di un golfo che salva la nostra terra dai maremoti, dai terremoti, dai climi avversi, dal freddo, dal troppo caldo. Nella nostra terra cresce e nasce tutto. Noi siamo un porto. Noi abbiamo commerciato, abbiamo insegnato a navigare al mondo, agli inglesi. Noi abbiamo concesso a loro la possibilità di innalzare la bandiera la crociata che hanno per salvarsi dai pirati. Ragazzi, dipende da noi, sta nelle nostre mani. Noi torneremo a rimirare le stelle, ragazzi, fuori dalle nostre case. Noi siamo il popolo di rivoluzionari. Noi abbiamo fatto tutto, abbiamo unificato l'Italia, abbiamo combattuto la mafia. Noi combattiamo ogni giorno la mafia. Noi viviamo tutti i giorni in lotta all'interno del nostro paese contro gli stessi nostri politici che dovrebbero difenderci. Noi uniti siamo l'Italia, siamo gli italiani, non siamo di destra, non siamo di sinistra, non esiste Salvini, non esiste nessuno, non esiste Renzi, quella gente là non ci rappresenta, non sa che cazzo vuol dire avere fame, avere bisogno folle di lavorare, avere bisogno di stare fuori le case per cercare di portare la pagnotta a casa, avere gente malata in casa che non si può curare perché c'è la fila negli ospedali pubblici. Questa gente non lo sa, non sa che cosa vuol dire. Vuol dire avere la necessità di qualcosa, vuol dire lottare, trovare la forza tutti i giorni nella disperazione casalinga del non avere nulla. Non lo sanno, non ci rappresentano loro, non ci rappresentano, non rappresentano le periferie. Una volta la sinistra era l'amica del popolo, ora non ci riconosce più, ora sono radical chic, la destra con Salvini non ci rappresenta, è un pupazzo, è un uomo che non ha né arte né parte, ragazzi, nessuno più ci rappresenta, noi ci rappresentiamo, un pugno è fatto di tante dita unite e noi siamo tante dita dello stesso pugno, pugno chiamato Italia. Noi siamo la cultura, siamo la culla della cultura, noi possiamo farcela, c'è questo farmaco, c'è, guardatevi in giro, cazzo, ragazzi, guardatevi in giro, guardatevi. Guardatevi in giro, guardate la gente suona, la gente festeggia, la gente è in strada, i sakura fioriscono. Guardate che bello, guardate quest'albero, sta fiorendo. Questi sono sakura, sono i fiori più belli del Giappone, sono i fiori più delicati del Giappone, sono la cosa più bella che il Giappone ha. E Ikura è un fiore, ragazzi, dobbiamo imparare ad apprezzare anche queste cose, perché è da queste cose semplici che noi ritroveremo la forza per rinascere, ragazzi. Ci siamo fatti convincere che ci serve diventare calciatori, ci siamo fatti convincere che ci servono i soldi, ci siamo fatti convincere che dobbiamo essere belli e ricchi. No, ragazzi, la ricchezza è altro, la ricchezza siamo noi, è la nostra cultura, è tutto quello che abbiamo costruito finora. Siamo un popolo immenso, siamo un popolo grandioso. Io ho delle amiche infermiere, in giapponese sono molto riservati, ma ci proverò, ragazzi. Ho portato gli screen del mio colloquio con una ragazza mia amica, qui in Giappone, che ho conosciuto quando vivevo qui, infermiera. Gli ho chiesto che ne sai dell'Avigan, e lei subito mi ha risposto: pronta, trovate qui sotto gli screen che ho postato. Ragazzi, ragazzi, dipende da noi. Se noi facciamo girare questo video, se noi facciamo girare questi video, se noi facciamo girare i link che si trovano in giro, è fatta, ragazzi. L'opinione pubblica ci deve notare, non possono più negarci qualcosa che esiste. Perché vedete, ragazzi, acquistare questo farmaco è facilissimo. Basta che l'Italia si impegni a stipulare con la Fujifilm, la proprietaria e l'inventrice di questo farmaco, basta che si prodighi a stipulare un contratto per acquistare i diritti di rivendita di questo farmaco. E noi ce l'abbiamo anche in Italia. È ovvio che non possiamo curare chi è in fin di vita, chi ha già delle lacerazioni polmonari, ma possiamo far sì che tutti quelli che si ammalino da oggi in poi possano guarire. Ragazzi, esiste il farmaco, c'è la vita, è quello che questa gente adesso gli sta dando, la vita gli sta permettere di rinascere. Stanno tutti in giro, fino a 3 settimane fa, io quando sono venuto in Giappone 3 settimane fa,
non c'era un cazzo, la gente non era in strada, e non perché avessero l'obbligo di stare in casa come noi, perché si autoregolamentarizzavano. Come cazzo mi si impiccia la lingua, raga. Noi ce la facciamo. Noi ce la facciamo, ve lo dovete continuare a ripetere quando vi affaccerete oggi dal balcone. Invece di cantare le canzoni del cazzo, voi urlate al vostro vicino che ce la faremo, perché c'è questo farmaco. Non vi fate prendere per il culo, ragazzi. La Germania, come ha sentito puzza che sta arrivando questo farmaco, come ha capito che noi potremmo liberarci dalla sua morsa, che cosa ha fatto? Già ha fatto spargere la notizia che loro forse hanno il farmaco. L'America, già io 3 mesi fa, andatevi a rivedere i miei vecchi video, 3 mesi fa parlai di un farmaco americano contro l'Ebola che poteva curare questo virus, prima ancora che questo virus diventasse mainstream e ci obbligasse in ginocchio nelle nostre case. E adesso, guarda caso, l'America, dopo 3 mesi che io ne avevo parlato, l'ha tirato fuori. Perché? Perché adesso che loro hanno trovato da soli il metodo per rinascere, l'America li voleva mettere in ginocchio. Adesso che hanno trovato il modo da soli per rinascere, l'America dice, vabbè, allora a sto punto lo tiriamo fuori pure noi. Famo vedere che siamo noi salvatori. Nessuno è salvatore qua, ragazzi. Qua ci dobbiamo salvare da soli. Oggi, quando vi affaccerete dalla vostra finestra, urlate messaggi di speranza. Non cantate a cazzo di cane. Dovete dire al mondo che esiste un farmaco, e quando vi prenderanno per pazzi come hanno fatto con me 3 giorni fa riempiendomi di insulti, continuate, ragazzi, continuate, non fa niente quanta gente vi insulterà, voi continuate perché ce la faremo e torneremo a rimirare le stelle. Guardate il cielo, ragazzi, non si vede perché adesso dalla telecamera non si vede, ma è pieno di stelle, ragazzi. E le stelle sono sogni, raga. E noi ce li abbiamo ancora nel cuore, ce li abbiamo nella testa e ce li abbiamo nello spirito, in uno spirito italiano che non si è mai piegato a nessuno. Non si è mai piegato a nessuno, raga. Noi ce la possiamo fare. Oggi è 21, fra poco è 22 qua in Giappone, perché è quasi mezzanotte. Ce la faremo, raga. Ce la faremo, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Il video è in live da Ikebukuro, Giappone. E ce la possiamo fare. Se avete domande, io adesso leggo i vostri messaggi, ragazzi, datemi un attimo, mi poggio da qualche parte, cerco di poggiare il treppiedi perché sto facendo tutto da solo con la batteria ricaricabile e il telefonino. Ho preso un treppiedi al volo, adesso mi seguo dove posso, vediamo se riesco a trovare un posto e leggo i vostri messaggi e rispondo alle vostre domande. Mi state scrivendo tantissimi in privato, ragazzi, io non è che non vi voglio rispondere, è che sono solo in tutto questo. Quindi se mi saranno arrivati, ragazzi, non vi dico una cazzata, più di circa 2000 messaggi di 2000 persone diverse. Io vi adoro, vi voglio bene a tutti e cercherò di far sì che tutti quanti abbiate una risposta, però abbiate pazienza, se non vedete che vi rispondo non è indifferenza, non è superbia, è solo che sono solo e non riesco purtroppo a rispondere a tutti subito. Allora mi siedo a terra, allora apriamo il treppiedi, mi siedo a terra, qua in Giappone si usa sedersi in terra, eccoci qua. Allora, rispondo alle vostre domande, ragazzi, sotto questo meraviglioso albero di sakura, guardate che bello, noi rifioriremo come lui, loro fioriscono tutte le primavere, anche se sono un fiore delicatissimo, sotto questo bellissimo albero di sakura noi porteremo la speranza al mondo. Allora, andiamo. Paolo Narciso, serve una relazione di tipo scientifico da parte di qualche luminare. Io spero, caro Valerio, che con l'intervista che mi ha fatto questa sera il Corriere della Sera, sperando che l'articolo sia realmente riportato come io ho parlato, come con quello che io ho detto, si possa attirare l'attenzione di qualche luminare, come lo chiamate voi, e di qualche virologo che possa prendere in mano questo farmaco e possa spiegare come funziona e quanto funziona, ragazzi. Qui in Giappone è molto semplice, si va in ospedale con un qualsiasi mal di gola, ti fanno un tappone e qualunque sia il tuo tipo di influenza ti danno questo anti-influenzale basato, che lavora sull'RNA. Non è un antivirale, non è un antibiotico, è un anti-influenzale. Secondo te l'Italia si salverà in fretta? Allora, Milan Play, secondo me l'Italia si rialzerà se noi lottiamo tutti quanti insieme. Dobbiamo unirci, ragazzi. Io dopo questa intervista, giovedì, questo giovedì tornerò in Italia.
cerchiamo di incontrarci tutti, cerchiamo di riunirci tutti, cerchiamo di stare insieme, perché è solo insieme che da una mano aperta, da singoli individui, diventiamo un pugno e ci faremo sentire. Tornerò in Italia, organizzerò un raduno, ragazzi, una sorta di manifestazione. Ora più che mai abbiamo bisogno di unirci tutti quanti, perché da soli siamo niente. Io da solo sono nessuno. Con voi io posso fare qualcosa. La testimonianza di gente e dottori sono le cose che ti fanno continuare. Mara, io penso che dopo quello che stiamo passando, ricominceremo ad apprezzare le piccole cose della vita. Assolutamente, Mara, dobbiamo. Chris, siamo messi da panico. Gina, mi dispiace davvero tanto, tornerò in Italia e cercherò di fare tutto quello che posso da buon italiano. Wikipedia lo passa come anti-influenzale e te lo danno anche contro il Covid. E certo, anche perché il Covid, ragazzi, è un'influenza aggressiva, ma è un'influenza. Ci sono persone che sono indifferenti. Vedere questi video, peccato che per loro... Sì, ragazzi, a me è capitato di essere insultato, è capitato di essere additato come bugiardo. Io sono qui. Sono in Giappone, senza mascherina, senza quarantena. Vi ho fatto vedere la situazione qual è, ragazzi. La situazione parla chiaro. Ci incontriamo, assolutamente, ragazzi. Ci incontreremo a Roma. Portati uno scatolone di questi farmaci. Purtroppo, Maretta, purtroppo in Italia viviamo all'interno di una mafia pazzesca. Se questo farmaco non viene approvato dall'AIFA, e noi dobbiamo far sì che questo farmaco venga approvato dall'AIFA, noi dobbiamo unirci, dobbiamo far sentire la nostra voce, perché l'AIFA si senta costretta e venga allo scoperto, perché l'AIFA già sa dell'esistenza di questo farmaco. Stanno solo temporeggiando per pasteggiare sui nostri cadaveri, ragazzi. Il crollo dell'economia italiana non farà altro che favoreggiare i ricchi, che compreranno le azioni crollate di tutte le cose italiane, di tutte le case italiane, di tutta l'elite italiana. Verranno ricomprate dall'Europa e verranno comprate a dei costi bassissimi per poi farle rialzare, ci priveranno di tutto. Purtroppo l'AIFA non ci sta dando l'ok per portare questo farmaco. Se io importo questo farmaco in Italia, mi arrestano come contrabbandiere, ragazzi, mi danno 5 anni di carcere. Già me l'hanno detto, già sono stato contattato, già sono stato minacciato. Ragazzi, io ho ricevuto centinaia di minacce. Ragazzi, io tornerò a Roma, ci incontreremo a Roma, continuerò a far live sul mio profilo, e su questo profilo io darò appuntamenti per manifestare insieme, per lottare insieme. Noi saremo un pugno chiuso, ragazzi. Gli americani c'entrano qualcosa oppure sono loro i veri colpevoli? Tesoro mio, e come fare a dirlo? Poi andiamo sul complottismo. Noi dobbiamo, ragazzi, per evitare che di venire additati come paranoici complottisti, dobbiamo rifarci solo alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che un farmaco c'è e che in Italia non viene né distribuito né nominato, quindi sicuramente qualcosa di marcio c'è. Non andiamo ad indagare, non ci interessa, noi dobbiamo solo lottare per rinascere. Noi non dobbiamo farci distrarre, dobbiamo concentrarci solo sull'ottenere quello che può rialzare realmente l'Italia. Prima di partire cerca di fare un video con un medico, ci proverò, Paolo. Dobbiamo farlo, dobbiamo fare per forza questo meeting, lo faremo, Giuseppe, promesso. Valentina, Chris in Italia, non so se lo sai, ma hanno messo il penale per gli assembramenti. Assolutamente certo che lo so, Valentina, ma come non mi hanno fermato adesso in Giappone, non mi fermeranno neanche in Italia. Penso che tu un pochino ormai mi conosca, penso che sai che non sono una persona che si lascia fermare da nulla. Sei un mito, io mi fido di te, grazie Marco, io mi fido di voi. Sono proprio contento, Dio porco, grazie Frisone, io vi voglio veramente bene. Grazie a voi ragazzi che ce la faremo, e grazie a ognuno di voi. Ragazzi, noi dovete pensare a noi come un pugnale, il pugnale ha la sua punta e io posso essere la vostra punta, ma se non c'è la lama, se non c'è l'impugnatura, se non c'è l'elsa, se non c'è la mano che spinge, la punta, cioè io, non fa niente, è un'arma inerme che sta lì poggiata nel nulla. Io sarò la vostra punta, voi siate la mia lama, voi siate la mia elsa e siate il pugno che spinge la punta, ragazzi, perché solo così ce la faremo, solo così ce la faremo. Scusate ragazzi, mi state scrivendo veramente in tanti, cerco di leggere tutti i vostri messaggi. Incontri virtuali, ovviamente, cercheremo di fare incontri sia virtuali sia pratici. Io anche mi sto fidando di te, grazie, grazie veramente. Io non so come chiamarti, Milan Play, Anno, Gianluca,
Chris, altri miei amici giornalisti vogliono parlare con te, grazie di cuore. Ragazzi, io sono a disposizione con tutti voi, cercherò di rispondere a tutte le vostre domande. Il Corriere della Sera domani uscirà sul Corriere Nazionale, non regionale, sul Corriere Nazionale. Questo vuol dire che hanno preso a cuore quello che io gli ho detto. Chris, hai riportato un fatto che sulla stampa specialmente giapponese viene nominato in più occasioni. Esatto, Andrew. Il fatto che in Italia non venga nominato e in Francia non sia più reperibile da pensare. Esatto, noi dobbiamo attenerci ai fatti, ragazzi, non sviamo mai, atteniamoci ai fatti e facciamo sì che la nostra parola sia sempre veritiera. Noi dobbiamo parlare solo di quello che sappiamo, solo così potremo essere credibili, perché ragazzi non vedono l'ora di farci passare per folli, non vedono l'ora di farci passare per complottisti, perché è solo così che continueranno a fare i loro sporci comodi. Sapete che cosa ha fatto Conte, ragazzi? Conte ha firmato con l'Europa un patto, un patto dove possono bloccare i nostri conti e prendere dai nostri conti dei soldi per la Banca Centrale Europea. Sapete che cosa vuol dire, ragazzi? Che loro già sanno quello che faranno, già sanno che continuerà questo problema, perché loro vogliono farlo continuare. Scritto anche ai vari programmi TV. Enti, mi chiamo Enti, ok. Ti conosco e appoggio il tuo discorso, ma ho i miei dubbi sul popolo italiano. Ce l'ho anch'io, ma vedo che si sta smuovendo tanto. Io credo in voi, ragazzi. Voi credete in me, io credo fermamente in voi. Io sarò la vostra punta, voi sarete la mia lama, sarete la mia elsa e sarete il pugno che spengerà un pugnale che dovrà far risorgere l'Italia e dovrà uccidere chi ci sta uccidendo. Ovviamente si parla di uccidere virtualmente, uccidere metaforicamente. In realtà noi siamo totalmente pacifici. Bellissime parole, grazie Gianluca. Robertino, grazie per l'amicizia. Chris, sei la nostra speranza. Io penso il futuro dei miei figli. Ragazzi, è questo il problema, che ragazzi bisogna pensare che noi oggi stiamo per vedere crollare una nazione e noi lasceremo ai nostri figli, alle nostre figlie, ai nostri nipoti le macerie di questa nazione senza niente, ragazzi. Noi dobbiamo agire non solo per noi, ma per tutti i nostri figli che verranno, per tutti quelli che avranno un'Italia in cui credere, in cui sperare, cercheranno un lavoro e non dovranno migrare all'estero, non dovranno andare a fare gli schiavi in Germania, in Inghilterra, in altri paesi che non sono i loro. Noi siamo il paese che ha dato la cultura al mondo. Noi non siamo destra, noi non siamo sinistra, noi non siamo Salvini non ci rappresenta, non ci rappresenta Renzi. Noi siamo l'Italia, noi siamo italiani, noi dobbiamo darci coraggio, dovete stare in casa, dobbiamo lottare e dovete far conoscere la verità a tutti, ragazzi. Io sono qui, vi faccio vedere di nuovo attorno a me, è mezzanotte, il Giappone è risorto, la gente sta in giro, guardate, vi faccio fare un giro, ecco. Vi porto con me, ragazzi. Fermi. Allora, mi alzo. Scusate che stavo in terra. Guardate. Questo è il primo sabato di rinascita del Giappone. È mezzanotte. Siamo in una piazza neanche principale. Eppure, ecco, guardate. Vi faccio vedere. Ancora c'è gente in strada. Ancora festeggiano. Guardate. Guardate, questa è la verità. La verità è questa. Questa è la verità. Il resto sono chiacchiere, ragazzi. Noi ce la faremo. Noi non siamo destra, noi non siamo sinistra, noi siamo italiani, siamo la culla della cultura, siamo stati quelli che hanno tirato fuori l'Europa dal Medioevo. Noi siamo un popolo meraviglioso, un popolo che ha aiutato il mondo e che continua ad aiutare il mondo. Noi facciamo entrare nel nostro paese chiunque abbia bisogno di noi ed è giusto così, perché è nel nostro DNA essere buoni. Noi dobbiamo solo riprendere coscienza di chi siamo, dobbiamo far sì che la gente non mangi alle nostre spalle, non mangi i nostri cadaveri, dobbiamo far sì che la nostra vita non sia fatta di schiavitù, perché oggi noi viviamo una schiavitù al 100% a tutti gli effetti. Ecco, guardate, vi faccio vedere ancora il Giappone, guardate, questo è il Giappone, ragazzi, luci accese, è mezzanotte, la gente vive, la gente gira, la gente sta in giro, ragazzi,
Io quando sono arrivato qua tre settimane fa la gente stava in casa, aveva paura e non gli avevano dato nessun coprifuoco, non avevano nessun tipo di problema. Loro si auto regolamentarizzavano perché avevano paura. Da quando questo farmaco è stato nominato al telegiornale, da quando questo farmaco ha dimostrato di agire in Giappone, sono 3 settimane che viene somministrato questo farmaco. Questo è il primo sabato che il Giappone è rinato e come loro rinasceremo anche noi. Eccolo qua, questo è il Giappone. E siamo su una piazza di Ikebukuro che non è neanche la principale. Se io vi porto dall'altro lato vi faccio vedere la gente che c'è in giro, gente. Cioè la gente che c'è in giro. Eccoci, questo è il Giappone, ragazzi. Questo è il paese che usa Avigan. Avigan. Il resto, ragazzi, il resto, tutto il resto sono tutte cazzate. Questo farmaco c'è, questo farmaco esiste e noi, è nostro dovere far sì che l'opinione pubblica sia costretta a parlarne, perché una volta che ne parla l'opinione pubblica, come io ho fatto con il Corriere della Sera, una volta che ne parlerà l'opinione pubblica, l'AIFA sarà costretto a mettere in commercio questo farmaco, non potrà più far finta di niente, altrimenti verrà additato come crimine contro l'umanità, perché conoscere l'esistenza della salvezza di un popolo e non metterla in atto è un crimine verso l'umanità, ragazzi. È un crimine verso l'umanità e è nostro dovere far conoscere a tutto il mondo che esiste questo farmaco, è nostro dovere far vedere che un popolo è rinato grazie a questo farmaco. Eccolo, eccolo, ragazzi, eccolo, ecco, questo è il popolo, questa è la verità, quella che non vi dicono. Quando il telegiornale vi fanno vedere che loro sono sconsiderati, non è così. Loro hanno l'Avigan, al telegiornale se ne parla tutti i giorni. Loro, questo è il primo sabato in cui sono rinati. Non c'è niente, ragazzi, non ci sono cazzate, non ci sono bugie, non ci sono stronzate, è la verità, è la realtà, è questa. Vi prego, non mi chiamate adesso che sono in live, mi stanno arrivando molti vostri messaggi e molte vostre telefonate, mi bloccate la live, ragazzi, se mi chiamate, vi prego, non chiamatemi adesso. Questo è il Giappone, questa è la verità, ragazzi. La verità è che quando un popolo cade in ginocchio, gli sciacalli pasteggiano su di noi, ma noi torneremo a rivedere le stelle, torneremo a rimirare le stelle. A noi ci vogliono in ginocchio, vogliono mangiare il nostro cadavere, ragazzi, ma non dobbiamo lasciarglielo fare, non dobbiamo lasciarglielo fare. Oggi più che mai abbiamo la certezza che qualcosa non va, ma noi ci atteniamo solo alla verità. Non ci interessa il complottismo, non ci interessa di chi è la colpa, non ci interessa chi ha messo in giro questo virus. Noi siamo italiani, non siamo complottisti, non siamo un popolo di paranoici. Noi siamo un popolo che ha salvato il mondo dal Medioevo un sacco di volte. Noi siamo un popolo che ha portato la cultura nel mondo. Non siamo di destra, non siamo di sinistra. Noi siamo italiani e vogliamo solo rinascere. Vogliamo continuare a salvare gli altri popoli. Vogliamo continuare a far entrare i popoli bisognosi, i siriani dalla guerra, gli africani dalla povertà. Vogliamo continuarlo a fare, sì, ma non vogliamo più essere messi sotto dalle altre nazioni, non vogliamo farci mangiare dall'Europa, non vogliamo far pasteggiare i governatori italiani sui nostri cadaveri solo perché complottano chissà dove, chissà cosa. Noi dobbiamo rinascere, ragazzi, dipende solo da noi. Noi torneremo a rimirare le stelle, noi torneremo a guardare le stelle, noi torneremo fuori dalle nostre case. Non dobbiamo permettergli questo, ragazzi. Ci stanno privando del nostro lavoro, ci stanno privando della nostra libertà, ci stanno privando tra poco anche della parola, ci stanno privando di ogni cosa con la scusa, ragazzi. Ragazzi, la realtà è che questo virus c'è, questo virus è diventato più mortale che mai. Io sono tre mesi che sto dicendo, prima ancora che questo virus diventasse mainstream, e c'ho gente testimone che mi segue sulle mie live che faccio tutte le settimane. Sono tre mesi che dico c'è questo virus arriverà, colpirà anche noi. State in casa, lavatevi le mani, fate attenzione, non fate cazzate. Nessuno mi ha dato retta, mi avete dato del pazzo quando vi dicevo di stare in casa, mi avete dato del pazzo quando vi dicevo di stare attenti, mi avete dato del pazzo quando vi dicevo che c'era c'era questo farmaco, come adesso mi avete insultato, ricevuto minacce. Eppure eccomi qua, eccomi, questo è il Giappone, questo è il paese che si è rialzato, c'ho le prove. So le prove, regà, attraverso Corrosso, sì, scusate, però eccolo, è il primo sabato, ragazzi. Quando andavo in giro
vedevo, scusate, tolgo, ok, un attimo solo, ok. Io fino a una settimana fa, quando andavo in giro, c'era la desolazione. C'era la desolazione. Siamo tutti anelli. No, ragazzi, io lo dico sempre, io faccio sempre lo stesso esempio. Siamo le dita della stessa mano. Questa mano, ragazzi, finché è aperta così non fa niente. Se la mano si stringe, se noi ci uniamo diventa un pugno ed è forte, ragazzi. Solo così, solo uniti possiamo fare qualcosa. Solo la nostra unione, solo la nostra coscienza. Non facciamoci più prendere per il culo. Non esiste niente oltre noi. Non esiste niente oltre le nostre esigenze. La politica di oggi, la destra, la sinistra, il centro, non ci rappresentano. Non ci rappresentano. Non ci rappresentano. Siamo noi, dobbiamo unirci noi, dobbiamo condividere, dobbiamo far sapere le cose, non dobbiamo giocare, non dobbiamo parlare di cose che non sappiamo, dobbiamo parlare solo di ciò che è vero. E quello che vedete attorno a me è vero, la rinascita di questo popolo è vero, l'Avigan esiste, il farmaco esiste, c'ho un blisterino, ho parlato con dei medici, ho parlato con gli infermieri e se controllate in giro ci sono articoli su articoli, l'Iran l'ha comprato, il Giappone glielo sta fornendo gratuitamente. Altri paesi asiatici l'hanno preso. Ragazzi, la realtà è questa. Non ci sono altre stronzate. La realtà è questa. Tutto il resto è una cazzata. Dipende da noi. Ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo ancora. Non dobbiamo farci mettere in ginocchio, ragazzi. La realtà è che i sciacalli che ci stanno attorno vogliono pasteggiare col nostro cadavere. E noi non dobbiamo dargli questa opportunità. Punto. Non ci stanno altri cazzi, ragazzi. Non ci stanno altre cose. Io tornerò in Italia. Io posso stare qui, io ho lavoro qui, posso stare qui, ho casa qui, io posso stare qui. Eppure giovedì, consapevole della situazione che c'è in Italia, io torno in Italia perché io sono italiano e io in Italia farò in modo di far sentire la mia voce e la vostra cazzo di voce. Farò in modo di far sapere che qui in Giappone si vive, che qui in Giappone c'è gente, che qui in Giappone sono guariti, stanno bene. Io farò in modo che non pasteggeranno con i nostri cadaveri, ragazzi, perché è questo che vogliono fare. L'Europa e il mondo sta atterrando la nostra nazione per mangiarci, per divorarci, e noi glielo dobbiamo lasciare fare, assolutamente. Giovedì tornerò in Italia, atterrerò giovedì sera. Sto attento quando torno, seguirò le regole come tutti quanti, ma non mi faccio piegà, non mi faccio piegà. Sta a noi, ragazzi, sta a noi spargere questa voce. Documentatevi il più possibile. Io cercherò di linkare quante più notizie possibili. Oggi, ragazzi, oggi il nostro buon Conte, che mi hanno detto pure ammazza assomiglia a Conte, porca troia, il nostro buon Conte ha firmato, ho postato, ragazzi, c'è un video di un giornalista pelato qua sotto la mia live che parla di una notizia importantissima che riguarda i nostri conti correnti. Ragazzi, ci stanno privando di tutto, vogliono pasteggiare sui nostri cadaveri. Noi non siamo destra, noi non siamo sinistra, noi non siamo Lazio, non siamo Milan, non siamo Inter, basta con queste cazzate, basta con queste cazzate. C'è un detto che dice dividi et impera, dividi i popoli tra loro e impera, perché vedete, ragazzi, noi viviamo in un paese dove alla base della nostra società c'è il popolo sovrano. Il popolo sovrano è il cuore della democrazia. L'Italia è una nazione basata sul popolo sovrano. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di voi è capo, vuol dire che ognuno di voi è sovrano, vuol dire che ognuno di voi può decidere per la sua sorte. E questo ce lo stanno togliendo. Siamo noi che possiamo decidere della nostra sorte, siamo noi che possiamo decidere di tutto questo. Non possiamo lasciarli fare come cazzo gli pare a loro. No, non è giusto, regà. Noi siamo un popolo sovrano e io tornerò in Italia per far sì che questo popolo sovrano risolga. Poco prima di partire per il Giappone io sono entrato in politica ed è una cosa che spero possa darmi la possibilità di portare questa voce, no destra, no sinistra, no centro, no la Lazio, no la Roma. Noi se famo divide per qualsiasi cosa. Noi siamo un popolo dei idioti, ci facciamo dividere anche da via a via, da palazzo a palazzo, perché fa comodo, ragazzi, dividi e timpera, dividi il popolo e comandalo. Ragazzi, fanno in modo che noi siamo scoraggiati, ci stanno togliendo la speranza. Sapete perché? Non so se l'avete mai visto, ragazzi, io sono un appassionato di cinema anche, e
da bambino guardavo la storia infinita, ve la ricordate la storia infinita dove c'era Atreyu col cavallo che doveva salvare Fantasia? Fantasia, ragazzi, è la nostra speranza. Andatevi a vedere quel film, siete chiusi in casa, oggi guardatevi tutti la storia infinita, mettete in televisore la storia infinita. C'è un certo punto Atreyu, che è l'eroe di questa avventura, che legge questo ragazzo che stava diventando adolescente, quindi stava perdendo i sogni, stava perdendo la fantasia. Atreyu a un certo punto affronta questo lupo gigante nero chiamato il servitore del nulla, perché il problema era che il nulla stava distruggendo Fantasia, cioè la fantasia di questo ragazzo. Quando Atreyu, dopo mille peripezie, arriva da questo immenso lupo nero, gli dice: perché? Perché stai aiutando il nulla a distruggere Fantasia? E lui gli dice una frase, ragazzi, che fa venire la pelle d'oca se la pensate bene. Lui gli dice: perché è più facile dominare chi non crede in nulla. Loro ci stanno facendo questo. Loro ci stanno portando a credere e a perdere le speranze, a credere che ogni parola sia fake. Sapete quanti di voi mi hanno contattato dicendo: mi fai una live perché secondo noi i tuoi video sono fake, chissà quando l'hai fatti. Io sto in questa live adesso perché voi non credevate in me, perché voi non credete più in nulla. Le notizie che girano fake su Facebook, ridicole, che ridicolizzano la notizia, non sono nate per fare clickbait, sono nate per confondervi le idee e non darvi la possibilità di credere in niente, che vi confondono e vi fanno pensare che ogni cosa che viene detta è una bugia, ogni cosa che viene fatta è un tradimento. La realtà, ragazzi, è che vi stanno distruggendo la testa. Vi rinchiudono in casa col Grande Fratello, con Barbara D'Urso, vi convincono che è importante che voi tifiate Roma o Lazio, che siate di destra o di sinistra. La realtà, ragazzi, è che questo non esiste più. Noi siamo un popolo meraviglioso, senza dover appartenere o a destra o a sinistra. Noi siamo l'Italia. Non abbiamo bisogno di queste cose. Noi siamo la culla della cultura, la nostra piccola penisola, la nostra minuscola penisola ha sulle sue spalle il peso di contenere il 70% della cultura e delle opere d'arte mondiali, mondiali. Immaginate una piccola penisola così, con un mondo così, con all'interno il 70% delle opere d'arte del mondo. E ci chiediamo ancora perché stanno facendo questo, e ancora ci chiediamo perché vogliono distruggerci. Ragazzi, noi siamo il potere assoluto, perché noi siamo la cultura, noi siamo Marconi, noi siamo Enrico Fermi, noi siamo gli inventori della radio, del telefono, dell'elettricità, quello che adesso ha reso potente il mondo. Lo abbiamo inventato noi. Noi abbiamo inventato la politica. Noi abbiamo inventato le cospirazioni. Noi assassinavamo il nostro primo Cesare sovverchiando la dittatura, mentre il resto del mondo ancora girava coi customini fatti dalla pelle di ghepardo e le lance in mano a cacciare le pecore. Noi già andavamo in giro con la tonaca e già avevamo un governo. Noi siamo il Rinascimento, siamo la Gioconda, siamo Leonardo da Vinci, noi siamo Dante Alighieri, che ha creato una lingua sul quale sono nate altre lingue. Ma a che cosa ci serve la destra o la sinistra? Noi siamo un pugnale gigante. E io, se volete, posso essere la vostra punta, ma senza di voi, senza la lama, senza l'elsa, senza il pugno che impugna questo pugnale e affonda il colpo, io non sono niente. Io vi ringrazio per tutti i messaggi che mi mandate, per tutti i complimenti che mi fate, vi ringrazio per ogni cosa, ma io senza di voi non sono un cazzo. Noi senza di noi non siamo niente. Noi siamo il popolo sovrano, non un sovrano, siamo il popolo sovrano, siamo l'Italia. Il Giappone ci adora. Ciao, vedi, ciao, vieni qua. Hello, hello. Italia, Italia. Yes. Forza Italia. Italia, Italia. Vilan, Vilan, miss. Vilan. Vilan, Vilan. Vilan. Vilan, miss. Where are you from? Vietnam. Vietnam. Okay. Okay. And you? Vietnam. Ah, okay. Vietnam is Italian. Italian. Yeah. No. Ciao. 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 Bye bye. Bye bye. Visto? Visto, raga? Questo è l'Italia. L'Italia, l'Italia, ragazzi, viene riconosciuta ovunque. L'Italia viene apprezzata ovunque. Noi siamo il popolo che porta questo, porta l'allegria,
porta l'aiuto, porta la felicità. Noi abbiamo dato tutto al mondo. È ora che il mondo ci rispetti. Ok? È ora che il mondo ci rispetti. Tengo il punto sulla salute e sul farmaco. Io tengo il punto su tutto, ragazzi. Io tengo il punto. Se sto ancora qui è proprio perché io voglio che questo farmaco venga riconosciuto in Italia. Ma dipende da noi. Se noi facciamo girare questi video, se noi facciamo girare l'informazione, se noi ci incazziamo e facciamo sì che l'opinione pubblica non possa più ignorarci, non possa più ignorarci, allora lì loro saranno obbligati a portare questo farmaco in Italia, a salvare le vite, a far sì che ci sia la prevenzione. Solo così ce la possiamo fare, ragazzi. Solo così possiamo farcela. Io sto a disposizione in privato, continuerò a postare, continuerò a condividere, continuerò a cercare la verità, posterò la foto del blister che ho del farmaco, cercherò di farmi portavoce. Ce la dobbiamo fare, ragazzi. No, ragazzi, qui purtroppo siamo partiti come treni, ragazzi. Dipende tutto da voi adesso. Io vi ho dato tutto quello che ho nelle vostre mani. Io do la mia vita nelle vostre mani. Questo farmaco, ragazzi, allora prima era venduto nelle farmacie, vi spiego bene, prima era venduto nelle farmacie, improvvisamente i cinesi che hanno fatto, siccome c'è una grossa comunità cinese in Giappone, perché sono vicini di casa, sono praticamente come noi e i spagnoli, sono cugini etnici, che è successo? Si sono resi conto che c'era questo farmaco e che funzionavano, sono venuti, hanno preso tutto quello che c'era e l'hanno portato in Cina, in maniera ufficiosa. I giapponesi che hanno fatto si sono chiusi a riccio, l'hanno tolto dalle farmacie e l'hanno messo solo in distribuzione negli ospedali. Adesso per avere questo farmaco, grazie all'azione pure cinese un pochino prepotente, anche se poi i cinesi l'hanno comprato ufficialmente dopo, la Giappone cosa ha fatto? Per evitare che venisse depredato, quindi questo farmaco fosse comprato e poi buttato all'aria, portato in giro senza la giusta legislazione, l'ha tolto dal commercio e l'ha messo solo negli ospedali. Adesso si va in ospedale, si entra in ospedale, si fa il tampone e se si ha uno dei ceppi dell'influenza che questo anti-influenzale cura, perché è un anti-influenzale che, ripeto, cura diversi tipi di influenza, compreso il Covid-19, cura anche tanti altri tipi di coronavirus, perché in Giappone ce ne sono 5 o 6, c'è l'A, il B, il C, il D e C, sono 5, l'E, che è l'ultimo. Se dal tampone si risulta positivo, ti danno una scatolina con dentro un blisterino di cui posterò la foto, con dentro queste pasticche che servono per la terapia. Si guarisce in breve tempo, come in un'influenza dopo che si è preso un qualsiasi anti-influenzale, si ritorna in ospedale, si fa il controllo e si ritorna a casa. E questo è il risultato, la libertà. Ragazzi, io sto cercando di darvi più informazioni possibili, non so che altro fare. Vi ho mostrato una nazione che è rinata, vi ho mostrato le notizie del farmaco, ho postato i link, ho postato i video, mi sono preso gli insulti per questa cosa. Sono a vostra disposizione, io sono a completa vostra disposizione. Non mi chiedete di spedire il farmaco, perché in Italia purtroppo, ve lo ripeto, purtroppo c'è una situazione losca, oscura, che noi non vogliamo spiegare, perché non vogliamo scendere nella teoria. Noi ci atteniamo alla pratica. La pratica è che esiste questo farmaco, che la gente sta bene e che in Italia non solo non viene acquistato, non viene venduto, ma non viene neanche pubblicizzato. Perché
Avigan, si chiama Avigan, è un farmaco normalissimo, famosissimo, Avigan. Avigan, l'ho detto un miliardo di volte, sono stato preso in giro per giorni e giorni, fino a che fortunatamente ne stanno cominciando a parlare tutti i giornali, ne ha parlato anche la CNN, ragazzi. Se scrivete Avigan sopra a Google, vi esce la Wikipedia americana, sperando che non ve lo tolgano, quindi andate, fate screen, salvate più messaggi possibili, salvate più link possibili, screenate più articoli di giornale possibile. Io ci sono sui social, sto qua, ci sono, raga, io sono a vostra completa disposizione, io sono un italiano, sono un vostro fratello, io sono un vostro fratello, io sono un italiano. Non sono di destra, non sono di sinistra, io sono un italiano. Trovate tutto, ragazzi, e andatevi, fatevi gli screen. Dovete, sai che cosa dovete fare? Dovete andare, trovare articoli di giornale, fargli screen, stamparli, appenderli per il palazzo. Uscire fuori il vostro portone, poi tornate subito a casa, e appenderli sopra il palo di fronte casa vostra. Appenderli come una bandiera gigante. Fate una stampa enorme sopra il balcone di casa vostra. Fate in modo che tutti sappiano e che l'Italia e chi ci sta tenendo all'oscuro non possa più dire: ma io non so niente, no, è un fake, vi sbagliate, no. E intanto in Europa a firmare trattati dove ci stanno derubando. Fate in modo che tutti lo sappiano. Io sto al vostro servizio. Io sto qua. Avigan, andate su Google, digitatelo, trovate tutto. Trovate, scrivete Avigan Cina, scrivete Avigan Giappone, scrivete Avigan Indonesia, scrivete Avigan Iran, vi escono fuori tutti gli articoli, io ho postato qua sotto, c'è un link, ragazzi, lo trovate sotto il video del giornalista che parla di Conte e del trattatino che ha fatto con la banca tedesca, con la banca centrale, trovate il link dove c'è l'articolo della CNN che parla del Giappone che sta fornendo il farmaco all'Iran, ovviamente la CNN americana, che fa vedere che il Giappone simpatizza Iran, che sia mai, che sono cattivi e terroristi. Quindi non vi fate fuorviare da queste cose, andiamo dritti al punto, ragazzi. Il punto è che c'è l'Avigan, la nazione è risorta. Vi faccio fare un giro di nuovo insieme a me, eccolo qua, guardate, è mezzanotte e mezza, ecco, questa è la situazione in Giappone, a mezzanotte e mezza, guardate che meraviglia, a mezzanotte e mezza. Regà, non c'è un cazzo da fa. Qualcosa che non va c'è più. Forza. Si esce di tutto, esatto, Walter. Vanno comprati, e intanto chiamate vocali che mi arrivano, scusate ragazzi. Vanno comprati assolutamente. Vanno comprati i ventilatori polmonari per aiutare chi sta male, ma non dobbiamo dimenticare dell'Avigan, non dobbiamo dimenticare dei farmaci. Io vi faccio un esempio e ve lo ripeto, 3 mesi fa io parlai di un farmaco contro l'Ebola che avrebbe sconfitto questo virus, è un farmaco americano contro l'Ebola, ma l'America non ne ha parlato per mesi. Adesso che questa notizia dell'Avigan è uscita fuori, l'America, guarda un po', tira fuori che ha un farmaco contro l'Ebola che potrebbe funzionare. Guarda caso, adesso che si stanno rendendo conto dalla Germania e dall'Europa che io e voi, io che mi sto facendo in quattro per portare questa informazione, stiamo venendo a conoscenza che c'è un farmaco che possa rialzarci, guarda un po', la Germania, che vuole essere fautrice di tutto, sta dicendo che stanno tirando fuori un farmaco anche loro. Ma guarda un po', adesso state a tirare fuori un farmaco. Volete vedere che se noi iniziamo a scapocciare, se noi cominciamo a far girare la voce di questo farmaco, se questo farmaco viene fuori, scommettete che noi in meno di due settimane siamo fuori da tutto sto casino? Scommettete che a un certo punto tutti inizieranno a fare: oh, è passato tutto, oh, stiamo tutti bene, ma guarda un po', no, basta quarantena, no, basta cazzo. Poi diventeranno tutti eroi, quando si verrà a sapere, quando nessuno potrà più negare questo farmaco, diventeranno tutti eroi, raga. Il mio timore è che come ho già detto, anche se il farmaco potrebbe essere molto utile alla guarigione più rapida e semplice dei malati, venga di molto rallentato nell'approvazione. E certo, Daniela,
Certo, è assolutamente così. Certo, è assolutamente così. Perché ragazzi, ve lo ripeto, l'Avigan è un farmaco che cura questo stato influenzale chiamato coronavirus o Covid-19. Ma questo Covid-19 a lungo andare lacera il tessuto polmonare e questo Avigan, per quanto sia un farmaco ottimo, non rigenera i tessuti, altrimenti non avremmo parlato di un farmaco che cura, avremmo parlato di un miracolo che fa ricrescere le braccia, il tessuto polmonare, e non stavamo qua, stavamo a stappare a bottiglia col il premio Nobel. Ok? Quindi è ovvio che dobbiamo sbrigarci prima che tutto questo crolli, prima che ci crolli addosso l'Italia, perché la nostra economia, ragazzi, purtroppo sta crollando. Robertino, ce la stiamo facendo perché io non ho mollato. Io con Attilio Frisone, eccolo qua. Io con Attilio Frisone, poliziotto della Polizia di Stato che ha servito lo Stato sulle volanti in giro per Roma. E oggi sta nell'ufficio stampa della polizia, grazie a lui, grazie ad Attilio Frisone, ricordatevi questo nome ragazzi, perché io da solo non ce l'avrei fatta, grazie a lui io oggi sono riuscito a parlare con il giornalista del Corriere della Sera, che domani farà uscire l'articolo sul Corriere della Sera nazionale, non regionale, nazionale, con un'intervista dove parlo di questo farmaco. Io spero che questo signore riporti tutte le informazioni che gli ho dato il più accuratamente e onestamente possibile, perché io spero che domani tutti leggano questo, tutti possano leggere di questo cazzo di farmaco, ragazzi, perché stanno distruggendo la nostra economia. Ragazzi, non sono io il numero uno, siamo insieme i numeri uno. Io sono stato qua e ho lottato, ma senza di voi alle spalle, senza Frisone, Attilio Frisone. E ricordatevelo ragazzi, quando pensate a tutte le guardie, a GAB, a polizia di merda, ricordatevi che il mondo è fatto di buoni e cattivi, nella polizia, nei carabinieri, tra gli esseri umani normali, tra i dottori, tra i politici. Esiste gente buona, esisto io, esiste Attilio Frisone, che è un poliziotto di quelli con la P maiuscola, e è grazie a lui che mi ha seguito fino alla fine e sta portando insieme a me queste informazioni, insieme a me. Giorno e notte, io mi sveglio la mattina con i suoi messaggi, vado a dormire la sera con i suoi messaggi, messaggi di un fratello che mi danno coraggio, perché io ho subito minacce, ragazzi, io qua sono stato minacciato. In Giappone io ho ricevuto minacce di non mettere alla luce questo che sto facendo, di starmi zitto, di non parlare, hanno cercato di farmi passare per pazzo, hanno cercato di screditarmi, hanno cercato di farmi parlare, di farmi passare per un cialtrone. Ed è grazie a lui che ha creduto in me che oggi mi ha telefonato il giornalista del Corriere della Sera e domani uscirà l'articolo. È grazie a lui ed è grazie a voi che siete in 920 persone qui in Giappone con me. In Giappone con me alle 00:27, qua è mezzanotte 27 del 22 marzo, ragazzi. Dipenderà solo da noi. Il farmaco c'è, viene distribuito, il Giappone è rinato, ve lo rimostro di nuovo, eccolo, sta dietro di me, il Giappone è rinato, la gente in strada, è mezzanotte e mezza, ecco, guardate, il Giappone è rinato ragazzi, il Giappone c'è, ed è grazie a questo farmaco, non ci sono bugie, non ci sono scuse, l'Italia deve ammettere le sue colpe, gli italiani, la stampa deve ammettere la sua colpa, vedrete che la faranno tutti, no, io non ne sapevo niente, non ne sapeva niente nessuno, poi improvvisamente saranno tutti santi. Dovranno ognuno prendersi la propria responsabilità, ragazzi. In Giappone il farmaco c'è, il Giappone è rinato, guardate, ve lo faccio vedere, guardate la gente che c'è in giro, è mezzanotte. Guardate. Eccoci, regà. Eccoci. No, ragazzi, non servono le iene. Le iene già le sanno ste cose. Quella è informazione di regime. Barbara D'Urso è informazione di regime. Tutti i giornali sono informazioni di regime. Il nostro regime ci ha vietato questa notizia. Il nostro regime ci ha vietato la libertà. Ragazzi, qua la libertà c'è. La gente corre, ride, stanno in strada. Sono liberi. C'è la Avigan. Avigan, andate su Google, digitate e rimarrete stupiti, ragazzi. Sai di cosa cazzo rimarrete stupiti? Del fatto che è così facile trovare informazioni su questo farmaco, è così facile scoprire che la Cina lo sta usando, che lo sta usando l'Indonesia, porca puttana, raga, l'Indonesia, raga, lo sta usando un paese che è considerato ancora il terzo mondo.
lo sta usando l'Iran, a cui il Giappone lo sta regalando. C'è un articolo della CNN. E a noi ce lo stanno tenendo nascosto. Grazie Attilio, io te lo dico da fratello, grazie, perché grazie a te se oggi mi ha chiamato quello del Corriere della Sera. E grazie a me e a te, alla nostra unione, e noi dimostriamo che una mano aperta non fa niente, ma quando le dita si uniscono, noi siamo le dita della stessa mano, se le dita si uniscono tra loro e si chiudono insieme, si stringono insieme, si uniscono insieme, fanno un pugno e il pugno insieme ce la fa, e noi insieme ce la faremo. È vostro dovere divulgare queste informazioni, ragazzi. Noi potremmo rinascere, noi tra una settimana potremmo guardare in faccia questa cosa e ridere, ma non dobbiamo fargliela passare liscia, perché il fatto che loro a un certo punto, ragazzi, sapete come andrà la cosa? Ve lo dico io. Quando questa cosa verrà a galla e tutti cominceranno a dire: ah sì, no, no, è tutto a posto, fuori dalla quarantena, vi faranno ritornare alla normalità, vi ridaranno il calcio, vi ridaranno le veline, vi ridaranno il porno, vi ridaranno tutto quello che finora va addormentato. Voi vi dimenticherete di tutto questo, ma voi, ragazzi, da oggi in poi dobbiamo creare un hashtag. Io non dimenticherò. Il nostro hashtag sulle magliette dappertutto deve essere "io non dimenticherò", perché ragazzi, adesso io vi faccio un pronostico: noi adesso facciamo casino, ok? Siamo 1347 persone, noi facciamo casino, facciamo sapere a tutto il mondo che c'è questo Avigan, anzi facciamo sapere a tutta Italia, perché il mondo già lo sa, facciamo sapere a tutta Italia che questo Avigan c'è, i politici improvvisamente faranno un passo indietro, il nostro buon Conte vi tirerà fuori dalla quarantena, si tireranno fuori con qualche scamotace e qualche scusa, magari vi daranno anche il farmaco, magari ci renderanno liberi, vi ridaranno il calcio, vi ridaranno le veline, vi ridaranno il porno, la domenica e lunedì le partite, e voi in casa sarete felici. In realtà, ragazzi, non dovete essere felici, perché questo ha solo dimostrato che stanno pasteggiando con i nostri cadaveri, e noi da questo dobbiamo ripartire per una nuova Italia. Noi non dobbiamo solo puntare ad avere questo farmaco, noi dobbiamo puntare a far sì che questo non accada più su di noi, perché questa è stata una manovra per distruggere l'Italia. Non dobbiamo dimenticare, il nostro hashtag da oggi in poi lo dobbiamo stampare, io me lo faccio tatuare, deve essere hashtag "io non dimenticherò". Io non dimenticherò quello che avete fatto, io non dimenticherò che ci avete tenuto all'oscuro mentre il resto del mondo rinasce, noi stiamo morendo. Io non dimenticherò che oggi tu, Conte, sei andato a firmare in Germania con la Banca Europea il fatto che possono bloccare i nostri conti e metterci mano dentro liberamente per ritirare i sorti sulle sorti di Europa dopo questa crisi, perché questa crisi l'avete voluta voi. Io non dimenticherò che ci avete tenuto all'oscuro di tutto questo. Io non dimenticherò la signora vicino casa mia che è morta perché è anziana. Io non dimenticherò quando andavate in giro 3 mesi fa e facevate no, non sopravvalutiamo, questa è solo un'influenza, abbiamo solo 2 casi con tutti i morti che ci sono nel mondo, andiamo a fare l'aperitivo in giro, stronzi tutti quelli che gli sono andati appresso a fare l'aperitivo. Io non lo dimentico Conte quando ha detto: ah ragazzi, ma non facciamo allarmismi, ma quale chiudere le frontiere, assolutamente non diamo modo a questi fascisti di... ma che cazzo stai a dire, non esiste né destra né sinistra, quella è una speculazione, la destra e la sinistra non esiste, ragazzi. Noi, l'Italia è l'unico paese al mondo ancora con le frontiere aperte, ed è giusto, perché noi siamo fatti così. Noi siamo fatti così, noi siamo un paese buono, un paese di artisti, noi non siamo nati per fare il male, non siamo nati per fare le cattive, noi siamo nati per la cultura, per la musica, per i spaghetti, noi siamo spaghetti e mandolino, noi siamo buoni, noi siamo un paese che ride, un paese che aiuta tutti, ed è giusto così, ce l'abbiamo nel DNA. Non ci devono privare della nostra bontà, con la paura, con lo spavento. Noi non siamo la destra che mette paura e che ci fa chiudere a riccio e ci mette uno contro l'altro. Noi non siamo la sinistra che non gli frega un cazzo di niente e vende il culo all'Europa pur da prendere 2 spicci e guadagnare. Noi siamo italiani. Noi siamo un popolo di chitarre sulle spiagge, di bionde trecce, gli occhi azzurri e poi. Noi siamo un popolo d'amatori, noi siamo un popolo di belle donne, noi siamo un popolo di Don Giovanni, dei cazzoni. Noi siamo un popolo meraviglioso, regà. E io non lo dimenticherò che loro ci stanno distruggendo e vogliono convincerci che noi siamo schiavi e che dobbiamo stare in casa.
chiusi, zitti, in silenzio, mentre loro ci calpestano. Noi ci stiamo in casa perché noi siamo gente rispettosa e non vogliamo che questo virus propaghi. Ma nello stesso tempo lottiamo e io non dimenticherò. Io non dimenticherò. Riascolta una cosa, ci scrive Daniele, riascolta una cosa a un amico medico e ne abbiamo parlato anche lui, ha detto che funziona, ma non per i primi momenti, per questa forma di Covid, che è un ramo del Covid, che è un virus, non basta, ma da lì si può partire per qualcosa. Si sbaglia Daniele, si sbaglia, e non avrà mai visto sto farmaco, quindi non so neanche su che base possa parlare, però si sbaglia. Questo Covid agisce proprio solo sulla prima parte, cioè questo Covid, questo Avigan agisce proprio solo nella prima parte dell'influenza. Quando l'influenza ha preso e attaccato i polmoni e sta lacerando il tessuto, lui ti cura l'influenza ma non ti rigenera il tessuto polmonare, quindi tu rimani con dei problemi di respirazione. Questo Avigan agisce sui primi, sulla prima settimana di questa, di questo virus, di questo Covid-19, e lo sconfigge. Lo sconfigge. Ok? Quindi evitiamo di buttare cose a caso. Atteniamoci, ragazzi, ecco, questo dobbiamo evitare. Evitiamo di dire io c'ho un amico che c'ha un cugino che mi ha detto che. No, raga, non lo facciamo. Atteniamoci solo alla verità. Atteniamoci solo alle cose vere, ok? Grazie Luciana. Ok ragazzi, io non dimenticherò, spero che nessuno di voi si dimenticherà. In Russia lo vendono? No, in Russia ancora non lo vendono. In Russia c'era stato un video fake di un cretino che ha fatto un video stupido. Il farmaco è in Giappone, è stato comprato dalla Cina, è stato comprato dall'Iran, è stato comprato dall'Indonesia e stanno in trattative con altri paesi del mondo. Ma in Russia non c'è. In Russia ci sarà qualche altro farmaco che... non so a modo loro se combatte, ma non ci hanno mai detto niente, mentre i giapponesi hanno avvisato. Quello della Russia è un'altra cosa, esatto. Come in America c'è il farmaco di cui io 3 mesi fa parlai, che è un farmaco contro l'Ebola, altro virus che chissà da dove è arrivato, che sembrerebbe aiutare contro il coronavirus. Io ne ho parlato 3 mesi fa, l'America se ne esce adesso. Io ne ho parlato da farmacista, perché ragazzi, vi ripeto, io sono farmacista, e loro ne hanno parlato adesso, ma chissà come mai. Se queste medicine, se questa cosa è grave, perché non l'ha diffuso? Se questo medici sa questa cosa, è gravissimo, perché non l'ha diffusa? Paolo, giusto, perché non l'ha diffusa? Non lo so ragazzi, perché purtroppo in Italia c'è un grandissimo malcostume, ognuno si fa i cazzi propri. Vi ricordo, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, ci hanno diviso, ci hanno fatto credere che esiste destra e sinistra, Roma e Lazio, Napoli e Roma, Milano e Torino, ci hanno diviso, ci hanno messo nelle nostre case e ci hanno detto, sapete che c'è? Ognuno si faccia i cazzi suoi, mangiate per piatto di pasta, vedete, va la partita e fate tutto quello che vi pare. Invece noi dobbiamo essere uniti, perché noi siamo italiani, noi possiamo farcela. Ragazzi, cercate ancora Avigan, l'Avigan è un farmaco, lo trovate tutto su internet, scrivete Avigan Giappone, Avigan Japan, Avigan Cina, Avigan Iran, trovate tutti gli articoli necessari ragazzi. Io vi ringrazio, rimango a vostra disposizione, chiudo la live perché qui è 00:30, vi auguro una felice rinascita ragazzi. Sono a disposizione, non mollo qui, continueremo le live, continueremo le informazioni, continueremo a resistere e ragazzi ve lo dico, ricordatevi questo hashtag, io non dimenticherò. Chris, anche se li troviamo, ma che ci facciamo? Ma che coi farmaci? Tanto mica li possiamo ordinare. Ma io ho detto su Google a trovare le informazioni, Gianluca, per informarvi, non trovare a comprare il farmaco mica si compra online, no? E dai, su. Andiamo, dai, un po' con i piedi per terra, ma non il farmaco online. Noi dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica in modo che loro non possano più negarlo, in modo che nessuno possa più dirci no, non è così, in modo che debbano fare un passo indietro e si rinasca come è rinato il Giappone, come è rinata la Cina, come è rinato l'Iran, come è rinata l'Indonesia. Oh, e siamo l'Italia, e che diamine! Informatevi e spargete la voce, perché così l'opinione pubblica non possa più negarlo.
Però ragazzi, ricordatevi che dopo questo periodo esatto io non dimenticherò, scrivetelo tutti insieme ragazzi, hashtag io non dimenticherò, deve essere una minaccia. Una minaccia verso chi ci ha ridotto a questo. Io non dimenticherò. Io non dimenticherò, ragazzi. Deve essere una minaccia a tutti quelli che ci hanno ridotto in questo stato. Io non dimenticherò. Perché domani, quando l'Italia risorgerà, e risorgeremo grazie a questo che stiamo facendo questa sera. Questa sera, ragazzi, in Giappone è il 22 marzo delle 00:39, di mezzanotte e 39, questa sera noi stiamo facendo la storia dell'Italia, perché grazie a questo, se noi continueremo, non dobbiamo mollare con questa sera, se noi continueremo da qui a massimo 2 settimane, noi ne siamo fuori. Ma ricordatevi che quando ne saremo fuori non dobbiamo dimenticare, dobbiamo muoverci, e io ci sarò ragazzi, io organizzerò qualcosa per incontrarci tutti insieme, tutte le 2000 persone che stasera sono state connesse in piazza insieme a Roma, dove fanno le leggi, perché io ci sono stato là dentro, prima di partire sono entrato in politica e io voglio portare questa politica, una politica fatta di italiani, non di destra, non di sinistra, non di romani, non di laziali, non di Milano, non di Sicilia, ma di italiani, perché è solo così che ce la faremo. Io non dimenticherò, ce la faremo insieme, regà. Buonanotte a tutti.